Faccio rivedere le statistiche e mi dite se è uscita da qualche parte che voglio anche rivedermi gli highlights. Però, Aspetta che vado. raga, io vi dico una cosa. Allora, poi chiaramente una domanda su Ancelotti la faccio. Arrivo su Sky, però, io vi dico, non c'è una partita, ripeto, a parte Real Madrid-Bayern Monaco di ritorno, che credo fosse a Madrid, dove il Real abbia gli expected goal più alti dell'avversario. Cioè, non esiste mai una partita, mai, dagli ottavi in poi. Sempre expected goal più Quindi? bassi. Vabbè, Poi, se per voi... ma non ho l'occasione. Quindi facciamo che le partite vincono gli esperti in gol e noi gol normali. No, Secondo la tua testa di imbecille, credo che ogni ogni tanto li facciamo tanto, valere. no, credo che ogni tanto questi numeri vanno, come è Ma guarda successo l'anno che scorso, qui ha a favore invece. un normodotato capirebbe che Borussia Dortmund in avanti c'ha Adeyemi e quelli c'hanno Vinicius, e che se tu dai la palla a Adeyemi o la dai a Vinicius c'è una differenza sostanziale. Quindi se tu dai due palloni per segnare a Adeyemi e ne dai mezzo a Vinicius Bravo. fa un gol e Adeyemi ne fa zero. Mi sembra pure Bravo. abbastanza Io sono semplice da d'accordo capire, che Agu però tu non lo ha capisci. montato più Augusto Ascolta. Ascelotti in 20 secondi che tutti quelli che lo Allora, stavano il prima paragone tra fannando. Adeyemi e Vinicius non esiste, nel senso che Vinicius è nettamente più forte e questo ti do ragione. Però è anche vero che se vogliamo parlare di Adeyemi nella semifinale, nelle due partite, No, la Cermena ha fatto il devasto. Quindi abbiamo vabbè, visto era per dire un Adeyemi per dire giocatore. come un altro, la Buonasera, oggi differenza del W. giocatore in avanti è evidente, Ciccione. dai. Sì, però da Non Adeyemi forse ci si aspettava qualcosa in più, ma poi lo stavamo dicendo anche prima, se praticamente poi Fulkrug sblocca quella partita lì, non si può mai sapere nel Oddio, calcio, Vitale, anche se eri davanti al Real fa ridere, ma quando esce Adeyemi piano gol, eh? So che è un caso, Sì, però. sì, sì. Perché Ed è entra entrato Royce che Royce. porta Sì. sfortuna. Sì. Però anche lì toglie l'idea di Adeyemi che faceva avanti e indietro. Non lo so. Brutto No, cambio, ma infatti a me pure Adeyemi piace tantissimo, ma magari averlo proprio nel campionato italiano, un giocatore del genere. lui. Sì. Beh, certo, poi è chiaro, se il paragone è con Vinicius non c'è proprio paragone, ha ragione Augusto, però Comunque, secondo raga, me oggi il Real ha Adeyemi arriverà provato a al fare la suo livello. Inter cuore, Cioè, nero io va cuore, bene tutto. azzurro. Prego, Va bene prego, Lea. tutto, ma oggi il Real ha provato a fare la partita, raga. Cioè, onestamente, il primo tempo il Borussia andava solo di contropiede, verticalizzazioni, e il Real ha rischiato qualcosina. E secondo tempo, secondo me, è stato un dominio totale. Cioè... Qualcosina ha rischiato il Real nel primo tempo, raga, però. Ma Ma raga, comunque ha rischiato vabbè, parecchio, parecchio. Ha rischiato parecchio senza riuscire quasi mai a tirare in porta, perché si è beccato quattro Cosa non ha mai contropiedi. tirato in porta nel primo tempo? Ma Leo, ma Neanche in diretta, la partita no, era sul meglio. il Real, l'ho detto, non ho mai tirato in porta il Real. Quindi il Real non è riuscito a tirare, nonostante cercasse di fare gioco. Vinicius più volte è riuscito a saltare il suo diretto avversario, e la stessa roba Rodrigo, solo che quando la metteva nel mezzo non andava nessuno. Poi il Borussia è calato, anche i due difensori centrali che gli hanno salvato il culo per tutta la partita sono calati perché Hummels comunque c'ha la sua età, e dopo il Real l'ha fatta sua su angolo. Sublimes, sublimes. Lei sa cosa succede il 14 agosto? Chi Chi dice conosce Bergamo? in agosto? Il Ah. 14 agosto c'è la Supercoppa europea contro l'Atalanta di Gasperini. Lugman conosci Carvajal? Lugman conosci Carvajal? Carvajal. Oh, Carvajal te va a conocer. Oh, oi, oi. Mira, conosco il dentista di Carvajal e mi ha detto che il Cazzo. va a tenere un bone anni. È incredibile. Mira, in via Bravo Murillo 5, il dentista di Carvajal. Ha dato la via, dai. Mandare all'Autaro, al dentista. Comunque, ragazzi, Lugman. devo dire una cosa. È assurdo come lo Sublimes, che è spagnolo e parla spagnolo, riusciamo a capirlo in maniera clamorosa e fa anche le gag. Cioè, ed è Vero. perfettamente. Cioè, non capisci perfettamente tutto. Bravo, lo Sublimes. È il momento di vederci le E lo highlights. Fitali. Del Borussia Dortmund, Adeyemi, grande Guarda qua occasione, questo. sceglie di saltare a sinistra. Oh, Carvajal! L'inesorabilità del Real Madrid e il Era sogno buona di questa, Juventus. ragazzi. Borussia Era Dortmund, buona. Adeyemi, Sì. grande È occasione, lui che sceglie mi è di saltare a buono. sinistra.
No, 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 per rispondere a Leandro che era fuori gioco. Sì, sì, no, no, questo era buono, forse erano gli altri due fuori gioco. È stato bravo Ancelotti qua. Grande inizio quello dei gialloneri. Mazzen strappa il pallone a Camavinga, poi osserva il movimento di Paul Krug. Questo sul palo sarebbe stato poi da rivedere. Nel caso il punto di partenza di Fulkrug al momento dell'assist, ancora Borussia Dortmund, spavento vero per il Real. Adeyemi in diagonale, Courtois, poi Fulkrug non riesce di testa a rimetterla verso la porta. Sempre il Dortmund ci prova da fuori con la specialità anche Sabitzer, tiro che rimbalza davanti. Comunque raga, Courtois dà una sicurezza in porta in troppo forte. Ma è assurdo che poi non l'abbiano convocato per l'europeo. Ci sono cose sotto, bravo, Kobel ad arrivarci. E quali? Alla punizione non si possono dire là. Di certo non è che non viene convocato per una questione tecnica, Francesco, ma questo lo capirebbe anche Katia. No, maglia. Non mi sento toccato, Flavio. Ci vuole molto. Giusto così, fatti una risata, Katia. Quello che tu ho detto, mi pare di capire che non l'hai assorbito molto bene. Allora, Katia, fin quando tu e qualche altro non capirete cos'è questo canale, che intrattenimento e prese per il culo, sarà sempre troppo tardi. Ok, l'ho capito, però se permetti... Perché non concedo che venga toccato sulla mia professione e che ti posso fare insegnamenti. No, te lo dico perché qui in diretta Augusto, che in persona... molto bene lo spirito del canale, riesce a dare più contenuto e magari anche ad accaparrarsi. Attenzione. Comunque anche qualche like, ma lo fa con cognizione. Attenzione. Vabbè, Ciccione è un po'. Sono lusingato perché ha interpretato una coppia bene, perfetta. No, grazie, non c'è. Quindi Ciccione maggiore di Onisanti. Possiamo questo assolutamente sì, lo vedo anche più obiettivo. Minchia, non lo no, so. No, però Flavio, aspetta, c'è da fare un distinguo. Io non la parola obiettivo mi lusinga ancora di più. C'è una differenza nella comunicazione, perché lei ti ha detto in realtà: io da te, visto che fai il giornalista, mi aspetto di più. Quindi quell'aspettarsi di più vuol dire non è il momento. Però se vuoi parliamo di giornalismo e di notizie un altro giorno, ma questo è OCV, si viene e ci si piglia per il culo. C'è modo, nel senso che tutto lo sa pure Katia, non è carino, soprattutto poi nei confronti di una donna. No, se uno piglia per il culo ti rispondo, cioè se mi dici che non so fare il mio mestiere ti rispondo. Ma lei non ti ha detto questo, che il Real vince solamente di fortuna, o che magari determinati giocatori sono sopravvalutati, tu lo fai per lo show? Io non ho mai detto che un giocatore del Real è sopravvalutato, non mi hai nemmeno ascoltato. No, però Flavio, non essere così sicuro delle tue capacità valutative. Un altro giocatore del City che per te non è un fenomeno così male, quindi tu lo dici abbi più qualità. Una cosa devo ragionare, devo dare ragione a lui, però nel senso, scusate un attimo, cioè, perché secondo me non è neanche un delitto dire che questo Real Madrid è fortunato. Poi, per carità, le qualità del Real Madrid le conosciamo tutti, però non è che si può dire che Ancelotti è, con tutto che è un vincente nato e quant'altro, non sia anche fortunato, perché poi anche questa sera ce l'ha dimostrato. Potrebbe essere un nuovo Gate. Questo chi è, Caniggia? Potrebbe essere un nuovo Gate, signore. Sì. Giornalisti Gate. No, tra l'altro stanotte ne ho fatto le 1:30, io ci sono il Spadone, una roba meravigliosa. Allora, diciamo le cose seriamente. Arrivo, Sublimes. Diciamo così seriamente. Questa notte... Che ora avete fatto? Io so che ora avete fatto veramente. No, allora mi dica che ora avete fatto. Sono due robe diverse. Con Augusto e Spadoni. No, io a luna stavo a dormire. Okay. Era a luna. Con altre persone che non le posso nominare, abbiamo fatto le 7. Però so che io so le persone e so che era uno squadrone della morte. Quello che è stato, Manfred, posso dirti, è stato uno squadrone che aveva anche un mister. Allora, se vorranno bravo, parleranno loro. Se vorranno parlare loro, prego, Sublimes, prego. Katia, una parola in italiano. La fortuna sorride agli audaci. Mamma mia. Real Madrid audaci.
Vediamo, vediamo. La testa è quella di Carvajal sull'angolo di cross. Ah, Carvajal, che giocatore da tantissimi gol, questo però è pesantissimo. Raga, secondo voi questo Carvajal sul primo palo con tutti i lunghi in aria è tipo uno schema studiato? Ma l'ha fatto prima. Dopo lo fa anche Nacho, l'ha sfiorato. Vinicius manda Camavinga, no, ma prima del gol sfiora un'altra volta il gol che l'ha mandato sopra la traversa. Guarda qua, qua Bellingham, guarda che stoppa a 3 metri. Alex. Ma vattene, va. Anche Camavinga da fuori. No, Bellingham è fortissimo, però io sono d'accordo con te, Agu, perché nelle partite con City, con Bayern e questa sera non è che abbia brillato. Ma 20 anni! Sì, ma ancora c'ha 20 anni, che c'entra che c'ha 20 anni? Dai, contro la sua ex squadra, contro la sua ex squadra. Per me è un fenomeno e ne sentiremo parlare anche. Ma nessuno ha detto questo. Però nelle partite che contano non ha fatto la differenza lui, sono stati gli altri a fare la differenza. Allora non sente. No. Vabbè, ma raga, ma Vinicius prima di fare la differenza ci ha messo 4 anni. Cioè. No, contro. Oh, Sciscione, sa perché. Vabbè, smetteremo 4 anni, però nel prossimo. Sa perché il suo discorso non ha nessuna fondamenta? Perché lei faceva lo stesso discorso con Gasperini. Sì, sì. Ok, lei è il suo compagno di bevute, facevate lo stesso discorso. Oh, tanto non vince, è un perdente. Niente, vedi? Poi ha vinto, zitti. Vedi tu Bellingham l'anno prossimo in finale di Champions fa gol, che dici? Io non ho mai detto che Gasperini era scarso. Non ho mai detto che era scarso. Hai detto che non sapeva vincere. Per sigillare una carriera devi vincere. Forza. Boh, no, questo è un altro discorso. Questo è forte, però quando serve fa pippa. Sì. Vince, ok, questo lo dici adesso. Se invece fra tipo 2 anni segna in una finale hai cambiato idea, giusto? No, facciamo st'estate, non dobbiamo aspettare 2 anni, dobbiamo aspettare st'estate. Non comincia a posticipare, st'estate deve far fenomeno. Se no chi lo deve far vincere l'europeo? Ma no, io ti faccio una previsione. Chi lo deve far vincere? No, scegli uno che lo fa vincere. Io ti faccio una previsione. Ok, sì, ecco, aspetta. Allora, vai. Io ti faccio una previsione. Vabbè, chi vince l'europeo è scontato, non te lo dico neanche. Non dico neanche chi vince europeo, che è facile. Tutto qua. Guarda, te sei metto a Belotti 25 gol, per quanto ti considero. No, sei pronto? Fanfidi. Allora, a dicembre, aspetta. Data in cui di solito... 2 giugno. Sì, 2 giugno. Vai. A dicembre, data di cui di solito si assegna il pallone d'oro, adesso non so il giorno preciso, però... Vabbè, quando ti pare. 2 giocatori inglesi, Bellingham e Kane, non so in che ordine, ma saranno primo e secondo al pallone d'oro. Lo Sublimes, come vedresti Max Allegri tra 2 anni S di allenare il Real? PS l'Europeo L vince la Germania palese. Fatto? Sì, ci vuoi aggiungere pure qualcos'altro? No, sono a posto. L'europeo, vabbè, inutile che dico chi lo vince. Dell'europeo non ti interessa? Vabbè, ha già fatto la scarpa d'oro doppiando il secondo. Io te lo sto mettendo. No. Magari lasciamo. Allora, signori, la maglia la mettiamo alla ruota di domani, mentre alla ruota di stasera c'è la felpa della fucina. Occhio! Usata. Che solo con 6 sub si diventa mecenati di questa ruota, mi raccomando. Ma Manfre, dietro cosa c'è dietro la felpa? È nero oppure c'è qualcosa? No, niente, questa è quella classica, okay. Minimal, è minimal. Classica, okay, sì, eccolo qua. Benissimo. Allora, torniamo Sublime, c'era una domanda per lei, ma prima devo far entrare un uomo, forse uno dei migliori allenatori della storia della Gold League. Eccolo, Adoni. Buonasera a tutti. Dimmi. Com'è finito la serata? Perché io sono andato via. A me mi hanno detto che serata notte brava hai fatto. No, io sono andato a letto. Sono rimasto l'unico dell'hotel. A letto. Sapevo che sei andato a letto, ma con chi? Quello è il problema. Con Gelsi, che non è. Cioè, lei dorme con Gelsi?
Sì, me lo porto anche nella camera insieme, ci parliamo. Sto facendo un lavoro di psicologia importante sul futuro crack della Got League. Bah, futuro, è già il presente. Comunque, boh, ci vediamo. Oggi è uno dei migliori, ma secondo me il migliore diventerà assolutamente il migliore. Adesso vediamo anche un po' di Got. Che ne pensa di questo? Stiamo vedendo la premiazione, caro Spadox. Se posso prendermi 25 secondi, esprimo anche 26. Pensiero un po' più ampio rispetto alla narrazione banale del calcio, che chi vince ha sempre ragione. Bravissimo, bravissimo. Purtroppo la Champions League, ci ricordiamo la grande impresa di Brian Clough col Nottingham Forest, probabilmente la vittoria più epica della storia della Coppa dei Campioni. Come se fosse ieri, la ricordo. Per favore, non interrompiamo. Non interrompiamo, non interrompiamo. Ricordiamo Sacchi che cambia il calcio col 4-0 alla Steaua di Bucarest. E oggi ci dobbiamo accontentare e dire che il Real Madrid è la squadra più bella, più grande al mondo. Dobbiamo gioire per un successo banale di una squadra che è semplicemente la più forte, la squadra che ha più soldi, la squadra che ha i migliori giocatori tutti gli anni, che ci racconta una storia anticalcio, ovvero che chi è più forte vince. Questo è... Gli sta pure bene a loro. Questo è veramente triste. Cioè, questa vittoria ci insegna. Chi è più forte, chi ha più soldi, vince. Ma non vince perché ci racconta qualcosa di bello. Vince perché alla fine deve vincere. Un gol fortunoso, su qualcosa di strano, dopo 7 parate del portiere importanti, vince così, è giusto così. Ma questo chiama il calcio, non può accettarlo. Chiama il calcio, vuole l'impresa, vuole il gioco bello, vuole uno spettacolo, vuole una crescita del calcio. Questa è regressione del calcio. Però ragazzi, Andre, perdonami, questa vittoria è la morte, l'inizio della fine del gioco del calcio. Pesante, no, Andre, c'è lo Sublime che sorride. Ragazzi, ma non può vincere per forza chi ha più soldi. Però aspetta Andre, posso? Prego, un attimo, arrivo. Io al Real Madrid chiedo uno spettacolo di calcio, non chiedo semplicemente di vincere su un tiraccio di Vinicius che prende, cioè ci prende male con lo stinco, batte nel campo e va in porta. Oddio, non quando Ozil faceva sti gol. Vabbè, Ozil sapeva giocare a calcio, a differenza di Vinicius. Ve la toccava in quel modo. Prego, Sublime. Quindi, diciamo, io non accetto che il Dortmund giochi meglio del Real Madrid e vinca il Real Madrid. Questo per me è grave. Poi il resto dice, è più forte, vince. Bene, ma non è una vittoria epica. Non è segnato la storia del calcio. Non c'è da gioire. Per noi appassionati è troppo facile vincere così, tutti dietro, e poi speri nel culo di Ancelotti o nel tiraccio di Vinicius perché è più forte degli altri e vinci la Coppa dei Campioni. Cosa c'è di bello in questa vittoria? Ditemi cosa c'è di bello. La Coppa dei Campioni. Infatti, facciamo rispondere lo Sublime. È troppo facile dire così. Non è facile, è molto lavoro, Florentino. Molto lavoro, certo, una visione impressionante, molto lavoro d'Ancelotti, molto lavoro dello giocatore. Il calcio non è il più forte, il calcio è mettere la palla in la porta, solo eso. Certo, se ogni anno ci sono 7 giovani forti, li prende Real Madrid, se ogni anno Florentino Perez comunque lavora anche non soltanto con i soldi ma anche con le relazioni. Se sei Real Madrid e scendi in campo nella finale, probabilmente vinci. Io non lo accetto. Voglio qualcosa di più. Tutto qua. Io posso fare una domanda? Vai Leandro, e poi vengo da Vitale. Allora, prego. Io penso che questa finale sia stata sicuramente molto più bella di quella dell'anno scorso. E l'anno scorso c'erano due allenatori che secondo tutti fanno calcio, cioè Simone Inzaghi e Pep Guardiola. Addirittura uno è il dio del calcio in questo momento. È stata più bella quest'anno? Non lo so. L'anno scorso è stato... Vabbè, Flavio, dipende, cioè anche lì dipende se sei appassionato, se simpatizzi una squadra. Magari no, io lo scorso anno, Leo, ti dico che ti favo City per Guardiola.
è stata una finale in cui è state occasioni da una parte e l'altra, l'Inter ha rischiato di prenderla, è stata una, poi non, le finali, e voi lo sapete bene, la maggior parte delle finali non sono belle partite, devi fare go quando hai l'occasione e basta. Però non andiamo oltre la finale bello brutta. Ha ragione Andrea, ragazzi. Andrea Spadoni ha ragione. Vitale? Ma io però non ho detto che la finale era brutta. Io ho detto una cosa, poi non dico più nulla, che ho già parlato troppo. Al Real Madrid, la squadra più forte del mondo, con i giocatori più forti del mondo, la squadra più ricca del mondo, che è la storia più importante del mondo, con, a detta di tutti, non mia, l'allenatore più forte della storia del calcio, chiedo qualcosa di più. Non semplicemente di vincere. Su dei mezzi tiretti così. Ma scusami, ma dopo che tu hai fatto tutto il percorso della Champions e arrivi alla partita finale, cioè cosa conta? Questa non è una partita che si gioca, questa è una partita che devi vincere. Ecco, quindi devi capire i punti deboli dell'avversario e vincere, non per forza regalando chissà quale spettacolo, perché se Real Madrid è arrivato lì è perché comunque ha dimostrato, insomma, ha fatto un determinato percorso. No, ma perché... Non è Courtois che salva la partita, del calcio che devi abbinare per forza però, il gioco però, alla vittoria. Però io quello che ti voglio dire, però in finale io... scusami, in finale sono arrivati senza Courtois, quindi vuol dire che anche secondo allenatore vabbè, che analizziamo come è arrivato in finale Real Madrid. Analizziamo allora come è arrivato in finale Real Madrid. Analizziamo. Facciamo un'analisi tecnica ogni tanto, raga, Alejandro e Katia che stanno difendendo il Real. Proviamo una a fare vergogna un'analisi. Contro il Manchester City, un bombardamento. Prima se dovevamo più a per culo, ma un'analisi tecnica. È cambiato tutto. Signori, sta cambiando il mondo e Vitale vuole da un'ora fare un intervento, lo stiamo interrompendo noi a lui. No, per favore. Ci mancherebbe. Io Vitale lo ascolto sempre volentieri perché è la persona che sa. Guarda, Andre, no, io in genere mi trovo quasi sempre d'accordo con te, poi siamo due grandi romantici del calcio. E mi trovo d'accordo in parte su quello che hai detto, perché poi è chiaro, io poi che racconto storie a Marcord mi piacciono le storie come quella che hai detto sul Nottingham Forest. Però è anche vero, tu hai fatto l'esempio del Milan di Arrigo Sacchi che faceva 4 gol alla Steaua Bucarest e giocava bene e quant'altro. Però hai detto che il Real Madrid vince perché ha i soldi, ma anche il Milan di Berlusconi aveva i soldi. Quindi poi fondamentalmente la squadra che va a vincere, salvo rarissime eccezioni, vince sempre la squadra che ha più soldi, è sempre stato così del calcio. Quindi non facciamo questa narrativa nel dire altro, perché poi fondamentalmente l'anno scorso ha vinto il City, quest'anno ha vinto il Real, storicamente, salvo rarissime eccezioni tipo il Forest che hai detto te, il Porto e pochissime altre, o l'Ajax di Cruyff che si è costruita dal niente, hanno vinto sempre i soldi nel calcio. Sì, però ragazzi, è vero, giusto, Vitale, però il discorso è un altro. Il Milan di Sacchi ci ha insegnato a giocare a calcio, a me, a te, a tutto il mondo in quegli anni. Però Vitale, scusami, intervengo. C'è una piccola differenza, bravo. Secondo me. Cioè, che cosa ci lascia il Real Madrid? Io credo che una Real Madrid di soffrire di saper vivere i vari momenti della partita. Fra vent'anni io ai miei figli gli racconterò che Guardiola ha cambiato il calcio. Io fra vent'anni di Ancelotti, cosa devo dire ai miei figli? Che ha distrutto Guardiola, che ha cambiato il calcio. Guardiola ha cambiato il calcio.